ce qui se passe in 400 ans. What happens in 400 years? In 400 anni si susseguono circa 15 generazioni. Per almeno 3 volte l'intera popolazione mondiale è sostituita da una completamente nuova. Un cuore umano batterebbe 169 miliardi di volte. 400 anni fa l'umanità conosceva ancora l'assolutismo di Re Sole. Giordano Bruno ardeva in campo dei fiori, Guy Fawkes falliva la sua personale rivolta, l'Amleto di Shakespeare moriva sul palco del Globo e Galileo si commuoveva guardando la Luna in un telescopio per la prima volta. Di lì a poco l'umanità avrebbe conosciuto 2 rivoluzioni industriali, l'imperialismo, la crisi del 29, 2 guerre mondiali, la bomba atomica, il jazz, il proibizionismo, la rivoluzione de Cuba, le Black Panther, la guerra fredda, il Vietnam, l'uomo sulla luna, il rock e Woodstock, il disgelo, Iraq e Iran, il World Wide Web, il buco nell'ozono, Mandela, Clinton, Hussein, il Kosovo, l'Unione Europea, l'11 settembre, i Lehman Brothers, le primavere arabe, l'aumento costante di temperature, lo scioglimento di Artide, Antartide, Donald Trump presidente, l'ascesa di nuove bandiere nere, nel convincimento malsano del genere umano di non essere parte del mondo perché il mondo gli appartiene. E tutto questo oceano di vita si è susseguito nello stesso tempo in cui una bottiglia che oggi abbandoni finita diventa polvere soffiata nel vento. Ce la toglieremo dal bordo dell'occhio quella polvere, a bordo di jeep luccicanti sulle quali entusiasti e gioviali faremo safari nel deserto amazzonico. Sarà un errore di poco conto, una brecciolina, un cortocircuito che prenderemo dal nostro microcosmo in cui tutto collima e getteremo nel mondo, fingendo che sia tutto come prima, tutto a posto, un po' come facciamo coi virus del resto, che debelliamo nel nome sovrano del mantenimento di un sano regime del corpo. In fondo un virus non è nemmeno propriamente vivente, no? Non sa mantenere equilibrio con quello che ha intorno, con l'ambiente. Ci si insedia, lo esaurisce e poi si sposta semplicemente in quello adiacente. Vi ricorda qualcosa? Qualcuno, magari un animale che ha camminato su 4 zampe da cucciolo per arrampicarsi meglio, su 2 da adulto per scoprire il fuoco, su 3 da vecchio per cercare mine antiuomo e petrolio e plutonio nel suolo nel quale abbiamo imparato a cercare impronte di Iguanodonte e di ogni altra bestia che ha dominato la terra prima di noi, e adesso che anche noi la dominiamo come loro, adesso che il nostro ruggito si espande potente tra selve di antenne, dalle nostre criniere di cadmio e di cromo, anche noi la vogliamo, anche noi la esigiamo, e allora abbiamo deciso di lasciare a nostra volta la nostra personale impronta al carbonio. Tra 400 anni la polvere plastica soffierà sull'impronta del più grande predatore mai esistito, ne racconterà il ruggito ad un albero nuovo, vecchio forse anche solo di 350 anni, ma che già potrebbe non aver mai sentito la voce dell'uomo.